Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è lunedì 19 di aprile del 2021, noi siamo qui per leggere la parola del Signore, ma prima di leggere la parola, io sono davvero contento che tu stia qua, ti chiedo la cortesia di mettere un like, di iscriverti su questo canale, di condividere questo tempo di lettura della parola di Dio. Noi già abbiamo letto Genesi, Esodo, Levitico, ora Numeri. Noi leggeremo questa mattina altri due capitoli della parola del Signore. Inoltre, io ti invito sempre a partecipare a Alba Nuova, Potenza nella preghiera. Da lunedì al venerdì alle 7 del mattino noi stiamo sempre pronti per pregare al nostro Signore. Mandami i tuoi ringraziamenti, le tue richieste di preghiera, intercessioni. Noi vogliamo pregare per tutte le persone, a prescindere di quello che credono. Appunto, noi vogliamo pregare per chi non crede affinché possa conoscere Dio, avere fede, avere il dono della fede e così, conoscendo il Signore attraverso la Sua parola, possa avere una vita trasformata. Quindi noi leggeremo durante questa giornata Numeri, due capitoli, il capitolo 24 e capitolo 25. Leggiamo la parola del Signore insieme. Numeri, capitolo 24. Leggiamo questo capitolo. Balaam, vedendo che piaceva al Signore benedire Israele, non ricorse come le altre volte alla magia, ma voltò la faccia verso il deserto. E alzate gli occhi, Balaam vide Israele accampato tribù per tribù. E lo Spirito di Dio fu sopra di lui. E Balaam pronunziò il suo oracolo e disse, così dice Balaam, figlio di Beor, così dice l'uomo che ha l'occhio aperto, così dice colui che ode le parole di Dio, colui che contempla la visione dell'Onnipotente, colui che si prostra e a cui si aprono gli occhi. Come sono belle le tue tende, o Giacobbe, le tue dimore, o Israele. Essi si estendono come valli, come giardini in riva a un fiume, come aloe piantati dal Signore, come cedri vicini alle acque. L'acqua trabocca dalle sue secche, la sua semenza è ben irrigata. Il suo re sarà più in alto di Agag e il suo regno sarà esaltato. Dio, che lo ha fatto uscire dall'Egitto, gli dà il vigore del bufalo. Egli divora i popoli che gli sono avversari, frantumerà le loro ossa e li trafiggerà con le sue frecce. Egli si china, si accovaccia come un leone. Si accovaccia, scusate, come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Benedetto chiunque ti benedice, maledetto chiunque ti maledice. Allora l'ira di Balak si accese contro Balaam e Balak agitando le mani disse a Balaam, io ti ho chiamato per maledire i miei nemici ed ecco li hai benedetti già per la terza volta. Ora fuggi a casa tua. Io avevo detto che ti avrei colmato di onori, ma ecco, il Signore ti ha impedito di averli. E Balaam rispose a Balak, e non disse io, fin dal principio agli ambasciatori che mi mandasti, anche se Balak mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore per fare di mia iniziativa alcun che bene o di male ciò che il Signore dirà, quello dirò. E ora ecco, io me ne vado al mio popolo, vieni. Io ti annunzierò ciò che questo popolo farà al tuo popolo nei giorni a venire. Allora Balaam pronunziò il suo oracolo e disse, così Balaam, figlio di Beor, disse all'uomo che ha l'orecchio aperto, così dice colui che ode le sue parole di Dio, che conosce la scienza dell'Altissimo, che contempla la visione dell'Onnipotente, colui che si prostra a cui si aprono gli occhi. Lo vedo, ma non ora, lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e un scettro si eleva da Israele. Colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta.
si impadronirà di Edom, si impadronirà di Seir, suo nemico, Israele farà prodezze. Da Giacobbe verrà un dominatore che esterminerà i superstiti delle città. Poi Balaam vide Amalek e pronunziò il suo oracolo e disse: Amalek è la prima delle nazioni, ma il suo avvenire va in rovina. Poi vidi i Cananei e pronunziò il suo oracolo e disse: la tua abitazione è solida, il tuo nido è posto nella roccia. Non di meno, il Ceneo dovrà essere devastato finché l'Assirio ti conduca in prigionia. Poi pronunziò di nuovo il suo oracolo e disse: ahimè, chi resisterà quando Dio lo avrà stabilito? Ma delle navi verranno dalle parti di Chittim e umilieranno Assur, umilieranno Eber, ed egli pure finirà per essere distrutto. Poi Balaam si alzò, partì e se ne tornò a casa sua, e Balak pure se ne andò per la sua strada. Parola del Signore. Ora leggiamo Numeri capitolo 25. Or Israele era stanziato a Sittim, e il popolo cominciò ad avere rapporti con le figlie di Moab. Essi invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Israele si unì a Baal Peor, e l'ira del Signore si accese contro Israele. Il Signore disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al Signore, alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore sia allontanata da Israele. Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Ecco che uno dei figli di Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità dei figli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno. E Fineas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aarone, lo vide, si alzò in mezzo alla comunità e afferrò una lancia. Poi andò dietro a quell'israelita nella sua tenda e li trafisse tutte e due, l'uomo di Israele e la donna, nel basso ventre. E il flagello cessò tra i figli di Israele. Di quel flagello morirono 24.000 persone. Il Signore parlò a Mosè e disse: Fineas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aarone, ha allontanato la mia ira dai figli di Israele, perché egli è stato animato del mio zelo in mezzo a loro, e io nella mia indignazione non ho sterminato i figli di Israele. Perciò digli che io stabilisco con lui un patto di pace, che sarà per lui e per la sua discendenza dopo di lui, l'alleanza di un sacerdozio perenne, perché egli ha avuto zelo per il suo Dio e ha fatto l'espiazione per i figli di Israele. Ora, l'uomo di Israele che fu ucciso con la donna madianita si chiamava Zimri, figlio di Salu, capo della sua casa patriarcale dei Simeoniti. E la donna che fu uccisa, la madianita, si chiamava Cosbi, figlia di Sur, capo della gente di una casa patriarcale in Madian. Poi il Signore disse a Mosè: trattate i madianiti come nemici e uccideteli, poiché essi vi hanno trattati da nemici con gli inganni mediante i quali vi hanno sedotti nell'affare di Peor e di quello di Cosbi, figlia di un principe di Madian, loro sorella che fu uccisa il giorno del flagello causato dall'affare di Peor. Parola del nostro Signore. Quindi noi ringraziamo Dio perché oggi, questo lunedì, noi abbiamo letto la parola del Signore, ma io ti aspetto anche domani, quando noi continueremo a leggere la parola del nostro Signore, perché questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Da lunedì al venerdì, da mezzogiorno, noi leggeremo la parola, 1, 2, 3 capitoli. Non puoi mancare a questo appuntamento, è meraviglioso. Leggiamo la parola del Signore, lasciamo questa parola illuminare la nostra vita. Io ti do un fortissimo abbraccio, un santo bacio e ti aspetto anche domani
quando noi leggeremo la parola del nostro Signore. Quindi che la grazia del Signore stia nella tua vita e mi auguro che nel nome di Gesù, se Lui vorrà, ci vediamo anche domani nel nome di Gesù.